Bayou Living Interesting Times, la 58esima esposizione internazionale d'arte organizzata dalla Biennale a Venezia dall'11 maggio 2019. Presieduta da Paolo Baratta e curata da Ralph Rugoff, la Biennale di quest'anno ha un titolo che suona quasi come un anatema, che è quello della maledizione del vivere in tempi di sfida, tempi quasi minacciosi, ma che sono gli artisti stessi in questo caso ad aiutarci ad affrontare col giusto spirito anticonformista, impavido e assolutamente non superficiale. Ecco perché l'esposizione di quest'anno si concentra particolarmente su artisti che mettono in discussione le categorie di pensiero a favore degli stimoli rivolti al pubblico verso nuove letture di immagini, oggetti e situazioni. Perciò, oltre ad essere come inevitabile dedicata agli artisti, questa Biennale lo è anche ed in particolare al principale partner dell'esposizione, ovvero appunto al pubblico. O per meglio dire, ai visitatori che assumono quel ruolo ben più nobile di osservatori delle opere, che oggi più che mai diventano protagonisti dell'esposizione tanto quanto chi espone. E che con i lavori degli artisti aprono un dialogo, instaurando con essi un rapporto intellettuale, spirituale e anche fisico. L'osservatore come alter ego del creatore, o addirittura dell'opera d'arte. La mostra, come sempre articolata tra il padiglione centrale ai giardini e l'arsenale, includerà 79 artisti provenienti da tutto il mondo. Ancora è sempre un'esposizione cosmopolita e globale, in cui la presenza dei padiglioni non intacca, ma anzi tende a sottolineare questo concetto. 90 le nazioni partecipanti, con 4 paesi presenti per la prima volta: Ghana, Madagascar, Malesia e Pakistan. 21 sono gli eventi collaterali ammessi dal curatore, organizzati in svariate sedi della città, che arricchiscono ulteriormente il pluralismo di voci che caratterizza la Biennale. This particular title I chose because of its very strange history. It's a phrase that's been discussed and referred to as if it was an ancient Chinese curse. And it turns out there is no such ancient Chinese curse. Someone made this up. But this made-up proverb, this made-up cultural artifact, has ended up having a real impact in the world through this, the way it's been used in this discourse. So fake news, unfortunately, has real consequences. And this very complicated relationship, I think, is a very interesting one to see how the work of artists might shed light on this. La 58esima esposizione internazionale d'arte della Biennale animerà Venezia fino al 24 novembre 2019.